Quattro sono i nostri cage feeder: lo starting, lo standard, il distance e il bullet. Ognuno ha delle sue caratteristiche specifiche che brevemente noi vi vogliamo spiegare per facilitare la vostra scelta una volta negozio. Non potevamo che cominciare con lo starting feeder, che appunto tradotto significa il feeder per iniziare. Esso è indispensabile per inizio sessione di pesca, quando è necessaria una notevole quantità di pastura da lanciare il più velocemente possibile per fare appunto il fondo iniziale. Questo particolare pastoratore viene proposto in due diverse misure, perfettamente aderenti alle normative agonistiche internazionali. Il primo, più piccolo, con un diametro di 40 mm ed alto 6 cm, ed il secondo, più grande, con un diametro di 46 mm ed alto 6,7 cm. Diversamente da ogni altro pasturatore, non è corredato da alcuna zavorra, poiché una volta riempiti, hanno un peso che è sufficiente a raggiungere le distanze desiderate. Inoltre il peso irrisorio della gabbia e la posizione centrale dell'aggancio riducono al minimo la possibilità di incaglio del pasturatore nel momento del vigoroso strattone che questo riceve per scaricare la pastura sul fondo. Passiamo ora allo standard cage feeder, ossia il più classico dei feeder. Tuttavia, non per questo il meno importante, anzi, direi proprio che in funzione della sua semplicità questo pasturatore è quello nei confronti del quale sono state apportate le più importanti innovazioni e i migliori accorgimenti tecnici. Il più importante di questo sta proprio nella sua zavorra, che è in metallo pesante e non in piombo. Visto che il metallo pesante ha un peso specifico nettamente minore a quello del piombo, la zavorra stessa si presenta con una superficie molto più ampia rispetto ai normali pasturatori in commercio. Questa sua superficie, appunto, più larga, consente allo standard cage feeder di adagiarsi anziché sprofondare sulle superfici melmose dei canali, dei laghi e anche delle maggiori profondità dei fiumi di lento corso. L'altro suo accorgimento tecnico è stato quello di averlo oculatamente equipaggiato con della massa e dei pesi specifici per permettergli di volare senza fastidiosi scodinzoli in aria e deviazioni e raggiungere così le distanze volute con il minor sforzo e la massima precisione. E se poi vogliamo proprio guardare tutto, non possiamo negare che anche l'aspetto estetico è decisamente accattivante. Ma è quando il gioco si fa duro che i duri iniziano a giocare ed è per questo che i nostri tecnici si sono arrovellati le meningi nel cercare la soluzione ottimale per la pesca alle massime distanze. Perché la balistica è quella parte della fisica che studia il volo dei proiettili e quindi ci tocca davvero da vicino? Allora quando l'interesse è quello di lanciare con la massima precisione e alla massima distanza i nostri pasturatori proiettile. Una delle prime regole della balistica
è quella che prevede di posizionare il peso principale del proiettile, nel nostro caso riferito ovviamente al pasturatore, nella parte anteriore dell'oggetto da proiettare. E quindi, sulla scorta di tale principio, vi presento due cage feeder da distanza, il Distance Net Feeder e il Bullet Net Feeder. La zavorra del Distance Feeder è formata da un anello tronco conico posto all'estremità anteriore della gabbietta. Ma non eravamo ancora soddisfatti. Dovevamo trovare il modo di tenere fermo il contenuto del feeder che, per effetto della fortissima spinta impressa in fase di lancio, rischiava di scivolare all'indietro, rendendo così vano il lancio. La soluzione è arrivata nel momento in cui abbiamo deciso di utilizzare la zavorra stessa, recavandone uno scalino all'interno del feeder, grazie alla quale gli sfarinati contenuti rimangono saldamente fissati all'interno del pasturatore. Più semplice invece è stato il percorso di studio progettuale del Bullet Net Feeder, per il quale, ovviamente senza nessuna improvvisazione, è stato sufficiente individuare la distanza ideale di bilanciamento fra la zavorra e il corpo del pasturatore, nonché la forma a goccia della zavorra stessa posizionata a testa di siluro, e cioè con la parte più pesante rivolta verso l'esterno. Altra caratteristica molto pratica ed interessante è data dai suoi soli due raggi di sostegno del piombo, grazie ai quali possiamo facilmente caricare il pasturatore con una sola mano, semplicemente mettendo i due raggi del feeder a cavallo fra l'indice e il medio della mano destra o sinistra nel caso contrario.